Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni sui temi di politica, economia, attualità, lavoro dell'Aula che si è appena riunita. In studio ci sono i consiglieri Attilio Solinas, Gruppo Misto, presidente della commissione Sanità e Servizi Sociali, e Marco Squarta, Fratelli d'Italia, portavoce del centro-destra in consiglio regionale. Consiglio regionale che, eh, dicevo, si è appena eh, riunito nelle ultime sedute, spesso è venuto fuori quasi dominante il tema della viabilità negli ultimi giorni per l'interruzione dell'Ai45 da parte della Procura della Repubblica di Arezzo per motivi di eh, sicurezza. Eh, in aula è stata votata anche una mozione eh, sulla eh, TAV, eh, Torino, proprio la Torino-Lione non col voto favorevole del qui presente Solinas. E poi c'è anche il problema dell'elettricità del Perugia Ancona che ci porta dal problema delle strade, della viabilità, di quei, dei lavori che sono ancora da completare, da eseguire nella, nella loro interezza, ma eh, c'è anche il problema di aziende in crisi per ritardi nei pagamenti e decine e decine che diventano centinaia di posti di lavoro in dubbio. Quindi un, un problema, una problematica molto ampia che riguarda anche i posti di lavoro, che tradotto significa anche Famiglie che siano single o con figli. Parto da Solinas su questo primo argomento di oggi, la viabilità. Par vogliamo partire dal dalla E45 chiusa, che è sì, un po' un'emergenza questa? Assolutamente sì. Io ho firmato insieme a Gianfranco Chiacchierone e Silvano Rometti una mozione che è stata approvata in consiglio eh, all'unanimità, tranne credo non ci fossero i voti della Lega, che in quel momento è uscita dall'aula per eh, conflitti vari. E, e ovviamente è stata sottolineata la problematica relativa a questa presa di posizione, a questa, a questa eh, diciamo decisione di un magistrato che lascia sempre un pochino turbati, diciamo, no? se un magistrato è costretto a prendere una decisione e a chiudere una strada, c'è qualcosa che non va, perché in teoria dovrebbe essere la manutenzione, dovrebbe essere, dovrebbero essere le verifiche ordinarie di ANAS a... A decidere se una strada è in grado di sostenere il traffico o meno. Quindi se un, un gruppo di cittadini va a denunciare a una, alla magistratura una situazione di rischio e la magistratura prende una decisione vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Io insomma avrei, eh, questo è un parere personale, ovviamente avrei aspettato prima di chiudere una strada di quel genere non solo perché blocca un traffico importante. Eh, avrei, avrei ovviamente eh, acceso un'interlocuzione con Anas per, per capire se effettivamente c'era un rischio reale di, di crollo, se no, no rischiamo di cavalcare l'onda del, del ponte di Genova in modo un pochino così eh, allarmistico, no? anche se però poi l'allarme è sempre importante. Ecco, avrei aspettato un attimo anche perché lì non solo si blocca il traffico di un'importantissima arteria. Che porta dal sud al nord del nostro paese, ma c'è la questione delle popolazioni che vivono, della cittadinanza che vive intorno alla I45, in quell'area lì dell'Appennino, che è bloccata perché la vecchia statale è chiusa per crolli della carreggiata, e quindi si sono, si sono trovate all'improvviso senza possibilità di uscire dal loro territorio e di collegarsi al nord e al sud proprio perché era chiusa. Quindi insomma, è una situazione grave che ovviamente va affrontata rapidamente, noi abbiamo sollecitato con questa mozione, adesso la Anas ha detto che effettivamente il rischio reale non c'è di crollo, quindi speriamo che confrontando le posizioni con la magistratura e con i tecnici della magistratura si, si arrivi prima possibile alla decisione di riaprire la strada, ovviamente mettendo mano alla manutenzione che va, va assolutamente affrontata. Eh, qualora effettivamente ci sia un rischio di eh, diciamo, degrado strutturale. La interrompo solo per un attimo per sentire anche il portavoce del centrodestra che su questa strada, su 45 ha presentato diversi atti, ne cito uno tra gli ultimi. Lei, squarta, vuole far pagare un pedaggio ai tir su questa eh, strada che è un'ipotesi diciamo no, tra quelle eh, che saranno in discussione a eh, breve. No, no, questa è stata approvata. Ah, ecco. È stata approvata tre anni e mezzo fa una proposta mia e se non ricordo male anche del Consigliere Liberati: che prevedeva il pagamento di un pedaggio per i tir sopra due tonnellate e mezzo che provenivano da fuori regione, quindi non riguardava le aziende umbre o coloro che, appunto, che insistono nella nostra regione con le proprie attività, perché stanno martoriando le nostre strade. Facendogli pagare un pedaggio selettivo che poi quelle somme dovevano essere destinate per riqualificare e mettere in sicurezza le 45, come avviene anche in altri paesi d'Europa. Sono stato indotto in errore perché non c'è il pedaggio. Non c'è il pedaggio, è un pedaggio è selettivo. Mozione. No, no, è stata approvata tre anni fa, come al solito, però noi approviamo gli atti e poi la Giunta regionale non ne dà seguito e questo è avvenuto tre anni fa che è il primo atto che feci credo uno dei primi al momento in cui sono stato eletto poi l'altro che è sempre stata approvata ma anche qui non abbiamo nessuna notizia che è di settembre una mozione mia che chiedeva alla regione di attivarsi subito per sapere lo stato dell'arte di tutte le infrastrutture ponti, viadotti e strade che insistono la nostra regione ad oggi non abbiamo avuto risposta quindi questi sono due atti credo importanti che abbiamo fatto tre anni e mezzo fa e due mesi fa, quindi il pagamento di un pedaggio selettivo per i tir che provengono da fuori regione, chiedere lo stato dell'arte di tutte le infrastrutture regionali, ancora noi non abbiamo avuto risposta. E credo che sia qualcosa di importante. E anche qui l'ANAS, eh, io non ho nulla contro l'ANAS, però spesse volte noi abbiamo visto il terzo atto poi che ho fatto, che è quello del viadotto Genna, che in, riguarda credo 50.000 persone, perché il tratto tra Madonna Alta e Fiori Cavallo eh, va... Ad coinvolgere credo anche più di 50.000 persone. Sicuramente la metà della città di Peru, degli abitanti della città di Perugia abbiamo visto i lavori come vengono fatti. Noi vogliamo che questi benedetti lavori che l'ANAS fa, oltre ovviamente a garantire la sicurezza come fanno già, ci mancherebbe, ma che fossero celeri, che fossero fatti di notte. Non è possibile fare dei lavori che durano mesi, addirittura qualcuno anni, come quello tra Madonna Alta e Ferro di Cavallo fatti di giorno con una città completamente paralizzata. Cioè in tutta Europa questi lavori vengono fatti in tempi brevissimi, nei fine settimana, di notte con cantieri mobili. Qui invece li facciamo secondo tipologie degli anni 40 o 50. Quindi da questo punto di vista vogliamo sapere lo stato dell'arte delle infrastrutture e che questi lavori vengono fatti in sicurezza. In tempi certi, in uno Stato, in un mondo che siamo nel 2019 e non nel 1950, dove i cantieri durano mesi. Sull'altra questione, la Perugia-Ancona, per chiudere sulla eh, viabilità, eh, che margine di intervento ha la politica in un problema che eh, riguarda le imprese, eh, lo Stato, i finanziamenti, come dicevamo, coinvolge posti eh, di lavoro, insomma, che ha molte eh, sfaccettature. Quale può essere una soluzione di una strada che ormai è aperta, bisogna completare eh, alcune cose? Mi è successo che la, la ditta, l'azienda è fallita e quindi non ha pagato le, le ditte che hanno realizzato i lavori fino ad ora e quindi noi come politica abbiamo ricevuto una sollecitazione da queste aziende tra cui ce n'è una anche marchigiana che si trovano in condizioni molto critiche proprio perché non hanno ricevuto i pagamenti. Quindi noi abbiamo sollecitato con un intervento politico la Giunta regionale e il Ministero, così come l'ANAS e la Quadrilatero SPA, che è un'azienda nata proprio per la gestione e per la costruzione di questa Perugia Ancona, di prendere provvedimenti perché lì c'era il rischio che appaltassero ad altre aziende. Diverse da quelle che non erano state pagate, quindi sarebbe stato un paradosso. Quindi assolutamente va risolta: bisogna trovare una soluzione perché queste ditte vengano adeguatamente retribuite, come di dovere, e che poi, soprattutto, possano proseguire loro i lavori, no? magari con una modalità diversa, però che possano proseguire le stesse ditte che hanno lavorato fino ad oggi a, a, a terminare, perché poi si tratta di, di un lavoro abbastanza contenuto, diciamo, per completare quella, quella importante arteria che collega l'Umbria alle Marche. Quindi da fare assolutamente. Squarta su questo ramo eh, è d'accordo il consigliere Solinas, purtroppo la politica non è facile che possa incidere su questioni terze che riguardano crisi di raggruppamenti di imprese o di aziende come quello della Quadrilatero SPA. Quindi è come un po' quando ci sono quelle grandi crisi industriali eh. Non è che si può arrivare alla nazionalizzazione delle, delle strutture o delle imprese, no? è difficile, la politica però per quello che può fare fare il massimo, come ha fatto devo dire, in maniera bipartisan il Consiglio regionale, sollecitando la Giunta e il Ministero delle Attività Economiche, che è quello che sostanzialmente poi ha la palla in mano, cercare di convocare il tavolo e trovare una soluzione nella stessa linea. Che ha detto poc'anzi Attilio Solina. Squarta, a proposito di spostamenti, cambiamo eh, genere. Il treno Freccia Rossa che si diceva, ma a parte quell'ora di mattina, chissà che, che tipo di impatto potrà avere, eh, va a cioè i biglietti per entrare nella corsa che va a Milano partendo dall'Alba a Perugia, è stato un enorme successo, al di là delle aspettative. E. Ehm, come iniziativa eh, proprio del centrodestra e credo di Squarta in particolare c'è un'idea, ipotesi di implementare l'alta velocità anche per la zona di Terni. Cioè voi vorreste chiudere un cerchio, fare in modo che anche verso Roma si vada velocissimo. Cioè, noi eh, riteniamo, tra l'altro io ho proposto anche il raddoppio della linea Perugia-Milano, Milano-Perugia con un'altra corsa, poi però è stata bocciata dall'attuale maggioranza, in particolar modo dal Partito Democratico. È stata una importante iniziativa quella perché è vero che costava fra tutto circa un milione e mezzo, poi non tutti messi dalla regione, c'erano anche altri soggetti. Però l'enorme successo, come hai detto tu prima, di passeggeri praticamente fa finanziare totalmente se non guadagnare, no? Cioè, i, i, diciamo, i passeggeri pagano ampliamente il costo dell'operazione. Dell e quindi perché non replicarla? Cioè, invece di andare a cercare soluzioni di alta velocità fuori regione come Rigutino o come Orte? che diventa anche imbarazzante per una regione andare a perorale l'alta velocità in un'altra regione per uscire dall'isolamento, veramente una cosa ai limiti dell'imbarazzante, credo che quell'esperimento Perugia-Milano possa assolutamente essere riproposto collegando Perugia e Terni al sud dell'Umbra, perché c'è un analogo Freccia Rossa che parte la mattina presto da diciamo da Roma verso il sud Italia, possiamo fare lo stesso principio, applicare lo stesso principio applicato qua, di arretrare quel freccia rossa da Roma addirittura la Terni a Perugia, quindi Perugia a Terni eh, significa partire sempre presto alle 5.40, però permette di arrivare a Roma prestissimo, credo verso le 7 della mattina o pochi minuti dopo, di arrivare a Napoli e addirittura arrivare in Calabria, dove sappiamo che l'Umbria... È una terra dove anche la realtà calabrese è una realtà importante e numerosa e quindi permetterebbe anche di collegare l'Umbria al Sud Italia. È un inizio, però timidamente abbiamo visto che questo frecciarossa è stato cioè ci fa capire anche come è viste queste operazioni quando dicevano che non ci andava nessuno in realtà questo successo che c'è non solo la mattina ma io l'ho preso domenica sera sono tornato sono scesi 200 persone fa capire che è stato visto da, dagli umbri come una sorta di eh, il primo uomo che va sulla luna quindi c'è anche l'entusiasmo, quindi operazioni di questo tipo anche fatte ad orari non semplici in realtà provocano successo e siccome l'Umbria ha bisogno di uscire dall'isolamento per far ripartire il turismo, per far ripartire l'economia, per far ripartire il lavoro, queste operazioni vanno fatte. Non si può sperorare la causa dell'alta velocità a chiusi, a orte o a rigutino, perché noi siamo in Umbria, siamo riusciti a farlo a Perugia e lo dobbiamo fare anche verso il sud Italia coinvolgendo Terni. Perché abbiamo iniziato da Perugia? Perugia è il capoluogo e oggettivamente Perugia rispetto a Terni ma rispetto anche a Foligno in temi di collegamenti ferroviari sta molto indietro, oggi Perugia-Firenze ci vuole 2 ore e 15 di treno, Perugia-Roma 2 ore e mezzo, quindi se queste non sono le priorità non capisco quali siano, farla a Orte? Farla a Rigutino? Noi su questo continueremo. A portare avanti la nostra battaglia. Su questo, Solinas, per chiudere il discorso. Il servizio funziona, effettivamente. Quindi, io mi sono dovuto ricredere su alcuni temi che mi erano stati, diciamo, trasmessi dai tecnici della regione: no? che dicevano che l'alta velocità, se tu non la fai correre in una linea. Privilegiata e ad hoc valenta e quindi non guadagni tempo. In realtà, poi questo discorso non vale più perché si è visto benissimo che il treno che parte la mattina presto da Perugia e va a Milano funziona bene, è rapido, eh, si sa salgono molte persone quindi è molto utilizzato. Quindi, ben venga eh, questo servizio se si può potenziare, sono d'accordo, se si può eh, collegare anche Terni e altre città dell'Umbria, eh, sono assolutamente in condivisione. Quindi, insomma. Sono servizi che vanno potenziati, costano però di fatto eh, costano alla regione, però di fatto offrono un servizio importante, quindi secondo me sono investimenti da, da fare assolutamente. Cambiamo argomento e parliamo di sanità. È ancora presto per farvi la domanda sui contenuti: cosa ci sarà nel nuovo piano sanitario? Un documento attesissimo, di solito un librone di mille pagine, che però non è ancora a disposizione dei consiglieri. Allora procediamo per singole iniziative. L'ultima del consigliere Attilo Solinas, cofirmata col consigliere Silvano Rometti riguarda la fornitura di cannabis medicinale, questa è una proposta di legge se non sbaglio, freschissima che adesso arriverà, no, è un'interrogazione un che riguarda il tema della cannabis terapeutica per la quale un, ricordo che c'è una legge regionale, adesso è un tema che esula un po' dal discorso del, del piano sanitario anche no, se probabilmente verrà, verrà riproposta la questione anche nel piano sanitario suppongo io. La cannabis terapeutica offre un, un sussidio importante a indeterminate patologie, quindi ormai è una, è una forma farmacologica accettata e riconosciuta anche dalla comunità scientifica, la legge regionale prevede la distribuzione a determinati tipi di malati, che già avviene, però ci troviamo in una condizione in cui c'è un ritardo di fornitura, perché l'unica entità nel territorio nazionale che è autorizzata a produrre la cannabis all'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze che non ce la fa a produrre, quindi non ce la fa a stare dietro alle richieste. L'alternativa è far venire la cannabis da fuori, dall'Olanda o da altri paesi dove però costa cara e quindi siamo in ritardo. Adesso io ho sollecitato anche l'assessorato la, a provvedere a questa fornitura. Sembra che ne sia arrivata una quota recentemente. Ci sono di fatto dei malati che hanno dovuto interrompere il trattamento, eh, quindi bloccato il piano terapeutico, quindi questa cosa non va bene, per cui abbiamo sollecitato con questa interrogazione l'assessorato a fare in modo che non avvengano più in futuro questi blocchi della fornitura. E quindi bisogna provvedere a eh, incrementare la produzione, in qualche modo sollecitare il Ministero oppure eh, fare accordi diretti con altre... Eh, realtà produttive della cannabis terapeutica che possano fornire più rapidamente, più efficacemente il farmaco quando c'è bisogno. Ma in due, due solissime parole lo chiedo al medico: qual sì. è l'effetto della cannabis? Cioè che cosa cura, che cosa. Ehm, La cannabis terapeutica, ha un effetto mm. decontratturante nelle situazioni spastiche. Penso alla, alla sclerosi. Eh, Laterali, insomma, situazioni in cui c'è una spasticità di, della muscolatura, quindi c'è un effetto rilassante e ha un effetto antidolorifico che però viene in seconda battuta rispetto ai farmaci tradizionali. Quando non funzionano i tra farmaci tradizionali entra in gioco la cannabis con buoni risultati. Non sono tantissimi i pazienti che la usano in Umbria, però è un numero insomma, discreto, consistente e quindi in questi casi va utilizzata perché è un'arma in più rispetto al, al prontuario tradizionale e si usa in situazioni abbast abbastanza frequenti, perché queste che ho citato sono situazioni frequenti in medicina e quindi spesso è necessario ricorrere appunto a presidi farmacologici alternativi come appunto la cannabis, che funziona bene, c'è anche un effetto rilassante in generale. Insomma, quindi. Eh, squarta, resto in materia di sanità e questa volta vedo gli atti presentati proprio dal consigliere Marco Squarta, ne, ne cito uno perché cre questo credo sia recente, credo di non sbagliare, pronto soccorso pediatrico, un'idea da sviluppare a Perugia e a Terni, quindi questa è una proposta che vorrebbe sui due capoluoghi un pronto soccorso mirato all'età eh, infantile. Sì è un'idea eh, che ci è venuta parlando anche diciamo, con i medici di famiglia, con i pediatri che ci sono in Umbria, perché l'Umbria è una delle due regioni, se non erro, in Italia dove non c'è il pronto soccorso pediatrico. Oggi se un bambino viene, eh, diciamo si sente male, va all'ospedale, viene portato direttamente in pediatria, spesse volte esalta il pronto soccorso pediatrico. Sappiamo che poi. Eh, poi qui c'è anche un medico, quindi io non sono un medico, però da quello che ho potuto eh, sentire ascoltando i diretti interessati, quindi pediatri in generale, i medici di base, i pediatri, è una questione importante perché comunque sia avere un personale dedicato, avere comunque sia anche un ingresso proprio dedicato con un pronto soccorso specifico, perché abbiamo visto anche quanti incidenti, purtroppo abbiamo letto anche le cronache nazionali incidenti che sono avvenuti ai bambini giocando, facendo sport, oppure dentro casa, per cui poi un pronto intervento ha provocato purtroppo delle conseguenze non bellissime. Allora, ci sono queste, cioè quello che chiediamo noi, non è una cosa diciamo così campata per aria. Avviene nel 98% delle regioni italiane, cioè il 98% delle regioni italiane hanno il pronto soccorso pediatrico. Non c'è, se non erro, in Molise, ora posso sbagliare, comunque in un'altra regione piccola e non c'è in Umbria. Quindi, io ho presentato una mozione affinché la Regione si attivi per poter realizzare questa opera, a mio avviso importante, in Umbria, dove, ripeto, se fosse stato l'inverso, cioè che solo due regioni in Italia c'era il pronto soccorso pediatrico e le altre no, qualcuno mi poteva obiettare. Ma siccome lo fanno tutte, quasi tutte, tranne due, tra cui l'Umbria, credo che questo sia uno strumento che va eh, diciamo, realizzato quanto prima, ovviamente coinvolgendo tutte le gli operatori, e tutte le persone eh, interessate. Un'altra domanda, che cos'è che non va nella oncoematologia, ma questa volta parliamo dell'ospedale di Terni, dove lei ha presentato una mozione? Eh, no, io sì, la mozione, poi eh, c'è stato un confronto con il direttore Dalmaso, anche in commissione, eh, c'è stato un incontro a Terni con il sindaco, dove io eh, mi sono fatto portatore di una battaglia fatta da un comitato di malati, di circa con firme... Oltre 11.000 firme raccolte. L'oncoematologia di Terni è un reparto che ha un'eccellenza non solo cittadina, è un'eccellenza regionale e un'eccellenza nazionale, perché vengono anche da fuori dell'Umbria a curarsi in quel reparto. E è un reparto fatto con diciamo con delle persone eccezionali, con un medice personale unico, purtroppo fatto, eh, diciamo realizzato in, in strutture che sono, eh, diciamo, dire da terzo mondo ma diciamo assolutamente non all'altezza dei tempi che corrono e soprattutto delle cure che vengono fatte perché lì ci sono delle persone che fanno delle chemioterapie che fanno delle cure molto pesanti fatte in spazi angusti e noi abbiamo chiesto insieme a questo comitato composto da cittadini e da malati insieme anche al personale medico che lo richiede da tempo che quel reparto forse trasferito in spazi adeguati, non chiediamo la luna, cioè anche qui nel 2019 vogliamo che un reparto che assiste centinaia, migliaia di malati gravi abbia degli spazi adeguati. Questa proposta pare sia stata recepita dal direttore dell'ospedale, anche l'assessore Barberini si è attivato e a metà gennaio dovevano fornirci un piano appunto, che prevedesse una, uno spazio diverso, e, diciamo, non a norma ma adeguato, non lo abbiamo, siamo, ancora in, attesa, siamo eh? in attesa, oggi c'è la commissione e io chiederò al presidente Solinas che devo dire è sempre molto eh, reattivo ogni volta che vengono fatte richieste di audizioni o di approfondimenti e chiederò appunto alla, al presidente Solinas di chiedere al direttore Dalmaso a che punto? siamo in attesa. Presidente Solinas, la terza commissione consigliare che si occupa, lo ripeto, per il pubblico di sanità e di servizi sociali. Eh, ha effettuato negli anni, diciamo, da quando lei si è insediato e ricordo che ne fa parte il consigliere Marco Squarta di questa commissione, numerosissime audizioni. Quindi tanta gente, decine, centinaia di persone in rappresentanza di associazioni, categorie, medici, insomma specialisti del settore, ma anche. È brutto che si usano sempre parole inglesi, però si dicono gli stakeholders, cioè tutti quelli che sono interessati alle questioni medico-sanitarie o di servizi sociali, quindi di welfare. Eh, avete sentito centinaia e centinaia di persone, raccolto numerosissime istanze. Immagino che ci sono proposte che saranno già state fatte alla Giunta, per cui si incanalino una risposta no? dentro il grosso documento che è il piano sanitario. Ecco, però. Che risposta eh, ci sarà? Lei ha sentito tantissime, tantissime esponenti della società civile convocati qui dentro con, con lo strumento che è quello dell'audizione. Che risposta si darà adesso a, a questa marea di, di domande che sono arrivate? Nel corso degli anni, dall'inizio della legislatura, noi abbiamo sempre cercato di ascoltare e recepire le sollecitazioni che arrivavano dai vari cittadini, associazioni, no? contesti differenti che. Presentavano delle criticità, non solo in ambito sanitario, ma anche la Commissione si occupa anche di, di formazione, di scuola, di caccia e pesca, quindi per dire gli argomenti sono vari. Ma nell'ambito sanitario, ovviamente, c'è stato un interesse particolare. Abbiamo svolto anche delle audizioni con le direzioni aziendali delle quattro aziende sanitarie dell'Umbra per, per cercare di capire a che punto era la programmazione, a che punto era la, la gestione delle aziende. Noi abbiamo sempre, quasi sempre, ancora alcune sono in corso di stesura. Trasformato le, le discussioni, le istanze, le, eh, le sollecitazioni in proposte di risoluzione, cioè atti politici che la Commissione ha trasmesso in Consiglio regionale alla Giunta e di fatto poi la Giunta deve tener conto di queste, di queste sollecitazioni. Adesso ovviamente continueremo questo lavoro, anzi, forse in modo ancora più diciamo, incisivo, quando dovremo tra, a breve tra, discutere il piano sanitario. Faremo delle. Eh, partecipazione, delle sedute di partecipazione delle audizioni ulteriori quindi prenderemo spunto anche da quanto discusso fino ad oggi nelle audizioni per sollecitare degli interventi nel piano qualora non siano previste soluzioni sui temi toccati dalle audizioni quindi il nostro lavoro continuerà fino alla fine della legislatura in modo più eh, efficiente ed incisivo possibile anche perché stiamo, siamo stati proprio sul pezzo abbiamo ascoltato la voce dei, dei pazienti, la voce dei medici, la voce dei, di tutti quelli che sono coinvolti nel, nel tema della sanità e quindi è sempre bene confrontarsi con chi sta in trincea tutti i giorni sia dalla parte dei malati sia dalla parte dei medici perché magari chi amministra non, non, non capta bene le questioni quindi l'audizione la, è una forma di confronto importantissima che io ho ritenuto prioritaria e quindi l'ho sempre portata avanti e la porterò avanti fino alla fine Guarda, l'attività della commissione sanità e, come abbiamo detto, tante altre cose, come no? eh, ricordava il presidente, caccia, pesca non sono argomenti secondari, ma occupano molto eh, dell'attività politica di approfondimento e di, di cura eh, legislativa. Eh, è soddisfatto, vista da, da, da parte di un esponente dell'opposizione di centrodestra, di quello che si sta facendo? Quali sono gli obiettivi che devono. Ancora essere raggiunti, quali sono le, le, le carenze in questo tipo di, di attività? Che cosa bisognerebbe fare di più? No, no, la commissione ha lavorato molto. Secondo me è la commissione che ha lavorato di più di tutte e tre, perché quello che le audizioni, tutto il materiale prodotto è sicuramente notevole. Però io credo che noi oggi in tema proprio il tema, ci sono tanti temi perché la terza commissione. Eh, Forse la Commissione non per sminuire le altre, ma la più importante anche in temi di budget, no? la sanità è due terzi del bilancio della Regione. Però i due temi che ancora questa Regione dà delle risposte, secondo me molto tardive e eh, insufficienti, riguardano il tema della disabilità: perché noi abbiamo centinaia, migliaia di disabili dove purtroppo in Umbria. Per molti di questi c'è un'assistenza insufficiente, molti di questi parlano sul fenomeno dell'autismo, ma su tanti altri fenomeni sono costretti ad indebitarsi per assistere e eh, diciamo i propri familiari, i propri figli. Faccio questo esempio perché oggi l'assistenza è insufficiente. Non possiamo dire che siamo un modello di sanità se in tema di disabilità abbiamo queste situazioni che purtroppo sono presenti. Quindi il tema della disabilità è un tema che purtroppo le risposte non ci sono e il tema, ne dico due perché mancano pochi secondi, potrebbero essere molti di più, riguarda le liste di attesa che purtroppo ancora oggi è un problema, nonostante sono state fatte eh, ricol telefonici, nonostante eh, si è inventato di tutto e di più, però oggi quello che conta è la risposta che viene data al cittadino, anche lì siamo tardivi. Da questo punto di vista credo che... Queste due tematiche, manca un anno alla fine legislatura, però le risposte sono state totalmente insufficienti. Questa sarà la cosa su cui punterete di più nella vostra attività. Eh sì, siamo proprio agli ultimi secondi, ringrazio i consiglieri regionali presenti anche per la loro sintesi, Attilio Solinas, Marco Squarta e soprattutto ringrazio voi che ci avete seguito a Il Punto, appuntamento alla prossima settimana.